Professoressa Leda, se non è un bel esempio. No? Decide da solo di avere, diciamo, voi siete piccolini, quella della famiglia. Da lì probabilmente la baronessa era una signora molto attenta al suo tempo. Dalla Germania, quella del barone, sì, così non tanto intelligenti perché non riuscivano a leggere, perché veniva non dalla nostra regione, ma dall'Alto Adige, che oggi fa il presidente dell'istituto, ma quella volta era un bambino un po'. Io sa dove l'Alto Adige, ancora più a nord di noi. Conoscete qualcuno, un campione delle Olimpiadi? Di uno sport che è un po' simile alla pallamano, chi sa giocare a pallamano o ha mai visto giocare un po' all'Olimpica. Allora, sono tre persone che giocano a volleyball. Fare tante cose bisogna saperle fare. Io ho iniziato questa mia avventura, come state facendo voi, nella scuola. E in questa scuola sono dei compagni nuovi che ho visto, lì è uno comunque è uguale. Fino a un certo punto facciamo attività fisica, non si sa perché, anzi lo sappiamo, ma sta meglio nella salute. Quello che forse faremo dopo, non so se avremo il tempo, ma come ho fatto a studiare come voi? Sicilia è una delle regioni che ha lanciato uno sport impensabile per un non vedente. Si acquisisce la cultura. Voi direte, è molto simile a quella degli scacchi normali. Servono i buchini perché con questi sei puntini voi riuscite a rappresentare tutte le lettere dell'alfabeto, pensate. Grazie a questa tavoletta voi riuscite con i puntini a rappresentare, scusate, sì, tutte i caratteri della lettoscrittura braille. Non mi piace, ma questa è un'altra storia. E vedete, è uguale a quello che usate voi, è un gioco, solo come vi ha detto Hubert.